Salve a tutti, benvenuti a questo quinto ed ultimo appuntamento del nostro viaggio nella Digital Transformation. Abbiamo cercato in queste puntate di trattare e scoprire i temi di come si usano le applicazioni, le tecnologie e tutti gli strumenti che sono entrati a far parte della nostra vita e che ce la stanno davvero cambiando. In queste puntate, con l'aiuto degli ospiti, abbiamo sempre trattato temi di grande attualità come il cloud computing, lo smart working, l'e-commerce, la sicurezza informatica. E oggi, con l'aiuto di grandi esperti tra i migliori in Italia, e non ho timore di essere smentita, vogliamo chiudere in bellezza e vedere come stanno modificando la nostra vita l'automazione spinta e l'intelligenza artificiale. È proprio attraverso queste innovazioni che l'Italia sta puntando al Next Generation Europe per avere un ruolo nella competizione globale. Voglio ricordare che è stato il primo ciclo in Italia che ha cercato di raccontarvi le cose per farvele comprendere in modo semplice. Speriamo davvero di esserci riusciti. Trovate tutte le puntate insieme a foto, interviste e tanti altri argomenti di attualità e di tecnologia sulle pagine social di Sky Backbone Engineo. Quindi non esitate, andate a vedere Facebook, LinkedIn, il loro canale YouTube, ma anche il nuovo sito internet Engineo. Punto biz. Ed ora, per parlare di intelligenza artificiale, voglio presentarvi i due ospiti che oggi ci accompagneranno nell'ultimo viaggio della Digital Transformation. Diamo il benvenuto a Luca Bulgarelli, Sales Director, cofondatore della cloud company italiana Sky Backbone Engineer. Benvenuto Luca, bentornato. Grazie Veronica, è Tutto un piacere. bene? Tutto bene, grazie. Bene, insieme a te abbiamo un ingegnere pioniere dell'intelligenza artificiale, founder della EUA, Marco Biagioni. Grazie mille, è un piacere essere qui. Benvenuto ingegnere. In collegamento da Venezia, il professor Giovanni Vaia dell'Università Ca' Foscari. Benvenuto professore, lei è un'autorità nel campo dell'intelligenza artificiale, so che ci aiuterà. Grazie Veronique per l'invito e un saluto agli ospiti in studio. Entriamo nel vivo della trasmissione andando a vedere alcuni dati. Nell'ultimo anno il settore dell'intelligenza artificiale è cresciuto in Italia del 15% rispetto al 2019, per un valore pari a 300 milioni di euro. Lo sottolinea l'Osservatore sull'intelligenza artificiale del Politecnico di Milano. Secondo lo studio, che è recentissimo, come tutti i dati che abbiamo cercato di dare durante le trasmissioni, il 53% delle imprese medio-grandi italiane ha attivato almeno un progetto di AI, Artificial Intelligence, in questo 2020. In Italia la maggioranza degli utenti, il 94%, ha sentito parlare, sa che cos'è l'intelligenza artificiale e ne conosce qualche applicazione. Luca, partiamo subito dalle basi. Di cosa si intende esattamente per intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale è quella disciplina informatica che progetta sistemi hardware e software perché pensino come la mente umana. Sembra una cosa prodigiosa, in realtà di intelligenza artificiale se ne parla, forse avevo i calzoni corti quando se ne parlava, quindi è tantissimi anni che se ne parla. Però non c'era quella capacità elaborativa dei sistemi per poterla scatenare a terra, come si dice. E grazie a questi oggi iniziamo ad avere importanti realizzazioni e i dati di crescita confermano questo. Mi fai qualche esempio di dove viene applicata? Sì, Marco sarebbe più bravo di Ok, farle, allora quindi la non giro a vorrei. lui. Diciamo che in ambito industriale e di automazione sicuramente qui ci sono grandi sviluppi e importanti realizzazioni. Credo che Marco ne sappia più di E me. allora Marco, prima della tua domanda, te la giro direttamente. Beh, diciamo, esempi di intelligenza artificiale ne abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Il più forse importante è quello che sta facendo IBM con Watson, in cui tenta di interpretare in che modo gli utenti magari interagiscono con i siti di e-commerce piuttosto che con tutte le funzioni, diciamo, sostitutive dei servizi di assistenza tecnica. Quindi parliamo in particolare dei robot, delle chat interattive, questo tipo di situazioni in cui prevalentemente le macchine rispondono al posto dell'uomo. Poi ci sono altre branche dell'intelligenza artificiale, come ad esempio il deep learning, il machine learning, dove andiamo magari ad aiutare le imprese, le aziende a fare cost saving e innovazione ed efficientamento dei processi. Ci sarà un campo dove sarà più utile che rispetto ad altri?
Diciamo, in tutte quelle attività dove l'uomo oggi svolge azioni molto ripetitive e che magari devono cambiare in funzione di parametri, diciamo, in retroazione, quindi quale ad esempio la manutenzione predittiva, per dirne una, okay. Insomma, dove l'intelligenza artificiale può anticipare il guasto e dire sostanzialmente alle operation in che modo le macchine si romperanno prima che il danno avvenga. Certo, grazie ingegnere, grazie Marco. Un'altra domanda, abbiamo visto quindi dai dati come il 53% delle aziende utilizzi l'intelligenza artificiale, secondo te per quale ragione? Ma recenti studi delle grandi, diciamo, società di consulenza dimostrano come un po' in tutto il mondo si stia andando in questa direzione. I motivi sono vari, uno tra questi è sicuramente la riduzione dei costi, anche se a noi piace di più parlare della necessità di innovare, della capacità di innovare che questi tipi di progetto possono portare. In particolare in Italia c'è una normativa che si chiama Legge Industria 4.0 che sta aiutando tantissimo gli imprenditori in questo tipo di investimenti. Sarebbe bello che ci fosse uno sforzo culturale, come fanno magari società che sono leader in Italia, all'avanguardia, di portare, oltre che diciamo, l'industria 4.0 ha una riduzione dei costi anche ad un miglioramento dei processi produttivi. Nasce per questo scopo, nasce per integrare tutti i sistemi, nasce per permettere agli operatori di sapere quello che le macchine di produzione e di processo stanno facendo in quel momento e quindi per aumentare le marginalità, ma soprattutto creare nuovi servizi e nuovi business a valore per tutta la catena di vendita e quindi per i clienti finali. Questo soprattutto sarebbe importante capirlo, anche se la legge può fare molto, sta facendo molto, ma prima di tutto la cultura deve aiutare questo percorso. Grazie ingegnere, volevo ricordarvi che tutte le puntate insieme alle interviste e le grandi novità di tecnologia sono sempre presenti sulle pagine social di Sky Backbone Engineer, lo vedete anche dalla grafica, seguite Facebook, LinkedIn, il loro sito ufficiale e anche il canale di YouTube. Come sapete, il Next Generation Europe punta sulla trasformazione digitale, la sostenibilità ambientale, le donne e i giovani. Questa settimana Stefano Bergonzini ha parlato con Rita Cucchiara, una delle donne maggiormente impegnate su questi fronti, è docente di informatica al Dipartimento Enzo Ferrari dell'Unimore e direttore del Laboratorio Nazionale Italiano di Intelligenza Artificiale e Sistemi Intelligenti. Vediamo il servizio. La conversazione di oggi riguarda l'intelligenza artificiale, un termine che fino a 10 anni fa, se ne parlavo con i miei amici, veniva catalogato come un ossimoro, perché l'intelligenza è qualcosa tipica degli esseri umani e non certo delle macchine o degli oggetti artificiali come un software, come un computer, una macchina o un robot. E questo dibattito, che è nato come dibattito filosofico ma adesso è un dibattito tecnologico che ogni giorno portiamo avanti, in realtà è stata una spinta per ottenere dei sistemi che noi adesso chiamiamo sistemi intelligenti e sistemi cognitivi sempre più potenti. Sulla logica si è fatto molto, si sono creati sistemi esperti, però di fatto si è visto nel tempo che la nostra intelligenza non è soltanto un'intelligenza basata sulla logica. Noi abbiamo, secondo i nostri psicologi, tanti tipi di intelligenze. Abbiamo sicuramente un'intelligenza logico-matematica, ma abbiamo anche un'intelligenza tattile, abbiamo la capacità di apprendimento. Un bambino impara a spostare i suoi leghi con, diciamo, prove ripetute, così come adesso robot di Google imparano con prove ripetute in batterie a manipolare degli oggetti senza averli conosciuti prima, con la differenza che ora i robot si possono scambiare le informazioni molto velocemente e quindi si crea un'intelligenza collettiva che noi in questo momento non sappiamo realizzare. Ma i nostri studi recenti sull'intelligenza artificiale si basano proprio sul fatto che non solo non ci serve soltanto la logica, non possiamo basarci soltanto sulla logica, perché
i dati spesso sono sporchi, sono rumorosi e sono statisticamente non sempre con la stessa, non accadono con la stessa probabilità, ma anche perché, come ci hanno insegnati i neuroscienziati, cito tra tutti Eric Kandel, che ha preso il premio Nobel per lo studio sulla memoria, la nostra intelligenza e anche la nostra mente è fatta nel cervello, deriva sicuramente da una parte innata, ma deriva soprattutto dall'esperienza. Per esempio, noi nasciamo che abbiamo circa in questa zona del nostro cervello 6 zone che sono utilizzate, 6 face patches che servono per riconoscere il volto, ed è per questo che un bambino già a 2-3 anni riesce a conoscere circa 2000 volti diversi. Bene, questa è una parte di intelligenza innata, poi migliorata con l'esperienza, e la stessa cosa ora facciamo nelle reti artificiali, perché una rete artificiale ora riesce a riconoscere perfettamente milioni di volti, imparandolo da tanti dati, da milioni di dati che sono stati annotati dagli esseri umani, e questa, diciamo, questa parte di intelligenza ora può passare da un sistema a un altro come se fosse effettivamente una parte innata ed una parte invece appresa. Grazie Stefano Bergonzini, davvero molto interessante. Personalmente sono contenta che la nostra regione, l'Emilia-Romagna, grazie alla professoressa Rita Cucchiara, sia leader nell'intelligenza artificiale. Ora andiamo a Venezia, dove ci aspetta il professor Giovanni Vaia dell'Università Ca' Foscari. Professore, la macchina algoritmica dell'intelligenza artificiale cattura i nostri dati e cerca di influenzarci. Ci sono, e se ci sono, quali sono i pericoli? Beh, sicuramente ci sono dei pericoli, come nell'uso di qualsiasi strumento o tecnologia. L'intelligenza artificiale è una nuova frontiera che appunto stiamo iniziando a utilizzare, scoprire e implementare in diversi aspetti della nostra vita quotidiana e soprattutto all'interno delle aziende. Alcuni esperimenti hanno comunque evidenziato un uso distorto che possiamo avere o fare attraverso l'intelligenza artificiale. Un altro aspetto invece riguarda proprio l'impatto sul lavoro. Alcune ricerche dimostrano che una gran parte di compiti, soprattutto quelli più routinari, verranno rimpiazzati da robot, da macchine, da intelligenza artificiale. Su questo ovviamente si pone una nuova sfida. Nelle passate rivoluzioni industriali comunque la tecnologia ha segnato un passo, c'è stata una riconversione dei mestieri, delle competenze delle persone. Però in questa fase storica viaggiamo ad una velocità mai vista prima, una velocità enorme, che diciamo, non permette questo ricambio, una nuova generazione di nuovi skill e di nuove competenze. Quindi ci ritroveremo da una parte ad avere l'intelligenza artificiale, i robot che sostituiranno le persone, e dall'altra parte però non avremo persone formate su quelle che sono le sfide del futuro, sui lavori del futuro. Professore, recentemente lei ha fondato una società che si occupa di innovazione digitale, ce ne può parlare? Bah, in realtà il Digital Enterprise Lab nasce diversi anni fa come luogo di incontro tra ricerca e impresa e professione. All'interno di questo luogo abbiamo sviluppato negli anni percorsi di formazione innovativi, abbiamo formato tantissimi manager sul digitale, perché in realtà noi abbiamo bisogno di tecnologia ma anche di tanta cultura, e continuiamo a farlo. Ancora abbiamo bisogno di sviluppare dei percorsi sempre più orientati a creare cultura nelle imprese dal punto di vista del digitale.
Professore, un'ultima domanda prima di salutarla. Questa trasmissione si chiama Viaggio nella Digital Transformation. Vorremmo sapere da lei quali potranno essere le leve, finita la campagna di vaccinazioni, che ci porteranno fuori da questa grande crisi globale. Ma guardi, faccio riferimento proprio all'ultima ricerca che abbiamo pubblicato. Dalla ricerca realizzata su un campione di circa 140 imprese italiane, medio-grandi, è emerso che le imprese oramai utilizzano il digitale come leva strategica. Le aziende vedono proprio nell'uso del digitale uno strumento per cambiare e innovare i modelli di business. E noi abbiamo bisogno soprattutto di questo, cioè di utilizzare il digitale per fare innovazione, per innovare sui prodotti e i servizi e cambiare il modo di far business. Quindi in una parola significa cambiare proprio il modello di business delle aziende. Grazie al professor Giovanni Vaia per il suo contributo. Ritorniamo in studio. Vi ricordo che tutte le puntate, per rivederle, ma anche tanti altri argomenti di attualità e tecnologia, li trovate sulle pagine social di Skype Ingenio. Eccolo qua. Luca, adesso abbiamo un quadro un po' più completo di che cosa si intenda per intelligenza artificiale. So che voi vi siete mossi in questa direzione realizzando una nuova struttura. Sì, abbiamo fondato un'impresa qualche mese fa che si occupa anche di intelligenza artificiale. Dico anche perché l'abbiamo costruita in modo molto innovativo e si occupa di tre filoni: l'acquisizione dei dati dall'industria, l'intelligenza artificiale e le relazioni con i clienti. Abbiamo pensato in modo originale perché mettiamo assieme tutte queste tre discipline. Prendiamo i dati dal campo, l'intelligenza artificiale li elabora e li dà in pasto a quelle che sono le relazioni per i clienti. Tutto questo per migliorare l'efficienza dell'impresa e dare sempre più risposte ai nostri clienti. Ingegner Biagioni, lo accennavamo prima, attraverso l'intelligenza artificiale i dati sono diventati importantissimi, è diventata la nuova ricchezza, però questi dati vanno anche protetti, infatti in tutto il mondo c'è un grande dibattito attorno ai dati dei cittadini consumatori. Il GDPR, che è il Regolamento Generale del Trattamento e della Protezione dei Dati dell'Unione Europea, che è stato introdotto nel 2018, secondo lei siamo sulla strada giusta e quali risultati ha prodotto? Ma certamente i temi della data protection e data security sono sempre stati molto importanti. Il dato non è che prima non ci fosse, semplicemente diciamo oggi ne raccogliamo migliaia e migliaia di più. È molto importante sapere come viene trattato, dove viene messo, in che modo viene utilizzato. Mi piace sempre ricordare una battuta di qualcuno che dice: una volta solo noi sapevamo dove erano i dati, adesso dobbiamo dirlo a tre o quattro figure diverse in modo che siano più al sicuro. Ecco, noi abbiamo un po' il ruolo di riuscire a fare in modo che i dati vengano usati nel modo giusto per creare valore e che vengano, diciamo, protetti secondo, diciamo, lo stato dell'arte, dello studio e della tecnologia. È una sfida importante, una sfida che ci ha reso anche, lasciatemi dire, introspettivi, nel senso che dobbiamo guardare dentro le tecnologie e capire in che modo queste possono dare un contributo sia per l'aggregazione del dato sia per la sua protezione. Il cyber risk management deve interessarsi sia di problemi, diciamo, del dato generato all'interno delle aziende, sia degli attacchi esterni, sia da fattori umani che fattori non umani. Tutte queste complessità sono varie facce della medaglia e noi, diciamo, trasformatori digitali dobbiamo impegnarci per fare in modo che questa complessità sia demoltiplicata, quindi andiamo in semplificazione pur garantendo il valore che il dato deve avere. Certo. L'ultimo giro di domande lo dedicherei al nostro territorio, all'area manifatturiera. Qui l'intelligenza artificiale si è spinta molto avanti nel campo dell'automazione. E voi 2 anni fa avete presentato a Carpi il progetto Production Sentinel realizzato da Eway. E quali sono le prospettive che si aprono con l'intelligenza artificiale per le nostre aziende? Luca. Sì, faccio un'introduzione sulla parte sì. Industry 4.0, che era quella, diciamo, disciplina su cui abbiamo fondato anche l'evento che abbiamo fatto in compagnia di Marco, ed è una disciplina che, forte dei finanziamenti che arrivavano dall'Europa, si è preoccupata di automatizzare tutta la parte del campo, quella che in industria è la fabbrica. Sicuramente ci sono state
delle applicazioni molto importanti fatte, a volte si è un po' lucrato sui contributi che arrivavano dall'Europa. Credo che adesso con l'intelligenza artificiale questa branchia abbia una spinta veramente decisiva e con i nuovi fondi che arriveranno auspicabili dall'Europa indubbiamente avremo uno sviluppo di questi progetti decisivo, credo. E Marco oggi ci racconterà, secondo me, qualcosa di interessante che sta sviluppando. Ingegnere. Ma guardi, il servizio Production Center di Away è in produzione in realtà da più di 5 anni, diciamo, sta aiutando molte aziende in questo percorso di trasformazione digitale. Diciamo, siamo partiti 3-4 anni prima della legge che è uscita nel 2017 e oggi ci stiamo concentrando su migliorare concetti come il monitoraggio attivo, come la causalizzazione delle macchine utensili, la causalizzazione dei processi produttivi e l'industrializzazione del dato in genere. È un percorso molto complesso perché ogni azienda ha un suo processo dedicato che noi andiamo ad affrontare con un percorso di consulenza e permettiamo di creare con il servizio anche nuovi business. Quindi, diciamo, si parla molto anche del fatto che se prima eri un'azienda che vendeva oggetti o prodotti, oggi oltre a diventare smart il tuo prodotto, quindi a poter comunicare i dati da remoto in qualunque parte del mondo in tempo reale, può anche essere venduto magari a canone o a noleggio, quindi si ha un controllo molto più forte di quello che si produce. Un'altra cosa molto importante che vorrei citare, soprattutto per dare molto valore al territorio, che è anche un'eccellenza, diciamo, nell'industria alimentare, l'Emilia Romagna, nelle aziende di processo è fondamentale tracciare tutto quello che succede nel percorso che porta magari una produzione, che ne so, di aceto balsamico fino ad essere imbottigliato. Ecco, quello che facciamo è, lungo tutta la linea di produzione, andare a prendere i dati e a capire esattamente in un dato momento che cosa è stato fatto sulla linea, per poi creare quel percorso di tracciabilità che oggi interessa tanto e che può finire, perché no, direttamente in tempo reale agli utenti finali, ma anche sulle etichette, certo, con un QR code o in altre modalità. Certo. Grazie ingegner Marco Biagioni, grazie a Luca Bulgarelli. Il nostro viaggio nella Digital Transformation si ferma qui, grazie a tutti voi di essere stati in nostra compagnia, speriamo, insomma, di avervi fatto capire il cambiamento che è in atto. Tutte le puntate le ritroverete sulle pagine social di Sky Backbone Engineo, grazie a tutta la produzione, a tutti i tecnici, al make-up e a tutti gli ospiti che hanno lavorato al programma e con idee ed energie preziose. Grazie a tutti voi per averci seguiti.